Sì, capo. Non si preoccupi, ho trovato il nostro uomo. È stato semplice, era in un bar al centro. È esposto al pubblico. No, signore, non si è accorto di nulla. Poi se n'è andato, io sono stato sempre alle costole, fino al punto di incontro dei due. E lì ho aspettato il momento giusto. E sono uscito allo scoperto. Ho colpito alla testa l'agente Roberto e poi sono fuggito col ciondolo. Solo che purtroppo, dopo averlo afferrato ed essere scappato via, mi ha sparato alle spalle il maggiore. E là purtroppo ho dovuto capitolare. Sì, sì, signore, mi ha lasciato andare senza problemi. Ha chiesto il mio nome e chi mi mandava, ma io là non ho proferito parola. E me ne sono andato via. Subito, signore. Ora mi riposo un po' e mi curo le ferite. A risentirci. Doesn't really feel like Christmas at all. Those Christmas lights light up the street down. Vi ritroverò un giorno, statene certi. Non perderò l'ultima occasione per rivedervi. Pronto, maggiore? Sì? Volevo essere aggiornato sul vostro operato. C'è qualche novità? Tutto procede come previsto, dottore.
Il mio operativo collabora senza preoccupazioni e ci stiamo avvicinando sempre di più alla meta. Bene, allora non vi disturbo. Buon lavoro. Allora, gente, tutto pronto? Inseriamo il CD. Subito, maggiore. Speriamo che tutto liscio come l'olio. Beh, abbiamo la chiave. E ora la vado a inserire. Ma questi apparecchi sofisticati per me non hanno quasi più segreti. Ok, poche chiacchiere però. Dobbiamo conoscere il luogo dove è costruita questa maledetta zettolina. E voilà. Bingo! Ciao! Oi, sorellina, che ci fai qui? Volevo vederti, sapevo di trovarti qui. Lo so, sorellina, quando decidi di trovarmi ci riesci sempre. D'altronde siamo fratelli. Quando vogliamo una cosa la otteniamo a qualsiasi costo. Volevi dirmi qualcosa, Gaia? No, Jorge.
Sapendo che era un periodo un po' particolare per te, volevo solo vedere come stavi. Ti trovo bene comunque. Grazie. Ma sì, a parte il pensiero assillante su questa maledettissima caccia all'uomo, sto bene. L'importante è che non trascurerai mai le cose che ti stanno più a cuore, la tua vita, i tuoi affetti, la tua famiglia. Io sono preoccupata, ma penso che Emanuela lo sia ancora di più, non credi? Sì, Emanuela mi sta tanto vicino in questo periodo. E io ho un fottuto bisogno di lei. È il mio amore, voglio farmi una famiglia con lei. Purtroppo in questo periodo non le sono molto presente. Il mio intento di portare il CD in famiglia è salvaguardare tutto quello che ha creato nostro padre. Fa di me un compagno poco vicino e lo faccio esclusivamente solo per lei, per il nostro futuro insieme. Io la amo e voglio il meglio per lei. E lei tutto questo lo sa? Certo che lo sa, io gli dico sempre tutto. Anzi, ora la chiamo e la salutiamo insieme. Pronto, amore, ti pensavo, mi hai detto nella mente come stai. Volevi dirmi qualcosa? Volevo sentire la tua splendida voce, ne sono troppo innamorato. Anch'io ti amo, Giorgio. Ora però devo finire alcuni miei giri, ti devo lasciare. Ok, sono qui con Gaia, ti saluta. Ti saluta, Mila. A dopo, tesoro mio. A dopo, vita mia. Andiamo, sorellina. Per oggi mi sono allenato abbastanza. Oh, mi scusi. Mi scusi tanto. Mi scusi un cavolo, ma non guarda dove metti i piedi? E che palle, le ho già detto che mi dispiace. Che altro dovrei dire? Che modi al giorno d'oggi? Fanno i danni e c'hanno pure ragione. Per fortuna almeno un beso di gentilezza è rimasto nel cuore degli uomini. Dai, per farmi perdonare le offro da bere, le va? Ok, accetto, però vediamoci del tuo, va bene? Piacere, Emanuele. Piacere, Fabio, andiamo? Vediamo un po'. Maggiore, credo proprio che ora abbiamo tutti gli elementi per raggiungere il punto indicato e ottenere la zeppolina. Sì, vediamo. Il logo si trova qui e le modalità sono queste. Cioè? Che tipo di modalità? Semplice, agente. Una volta arrivati nel luogo dove è custodita questa preziosa sostanza, ci sarà un pannello o non so cosa dove servirà una specie di chiave per farla aprire. Un'altra chiave? Non preoccuparti, stavolta non dobbiamo fare altro che portarci il ciondolo appresso. Ah, quindi il ciondolo funge nuovamente da chiave. Un cazzo per il culo in meno. Certo, agente, prepariamoci per questa trasferta. E stavolta spero sia l'ultima. Domani partiamo in missione, per oggi puoi andare. Va bene, attendo la solita conferma via telefono, signore. Io ora vado. E insomma, dicevi che sei stata tutto il giorno a fare shopping? Sì, guarda, mi fa male tutto, non ce la faccio più, sono stanca morta. Vabbè, ma nessuno ti ha detto di farlo. Oh, che è tutta sta confidenza? E su, scherzo, t'ho pagato pure in caffè. E quindi questo ti autorizzerebbe a trattarmi male? Oh, ma sei proprio tutto uguale voi femmine. Come saremmo? Sentiamo. Strane, ma ti pare che una femmina fa tutto il giorno shopping perché vuole e poi si lamenta perché è stanca? Non ti rispondo neanche, sei così illogico. Illogico io? Ma da che pulpito? Non ci si può parlare con te. Vabbè, io ho già perso troppo tempo.
Ah, grazie, sei molto carino a leggere queste cose. E sei anche petulante, sappilo. Her hair is hollow gold, the lips sweet surprise. Allora ci salutiamo qui. E certo. Buon proseguimento di giornata. Anche a te. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. Devo assolutamente chiamare il mio capo. Devo dirgli che il CD l'ho consegnato, ma non ho avuto il denaro pattuito nell'accordo. Spero che non si incazzi. Pronto maggiore, possiamo vederci in un posto sicuro? Ho la giornata sulla questione CD, non è andata molto bene. Cosa? Maledizione! Ci vediamo appena possibile al solito posto, Sif Brighi! Agli ordini. Ora devo impegnarmi ed affrettarmi a liquidare sia l'agente Roberto sia l'agente York. È un passaggio cruciale. Poi rimarrà la grana di pensare anche al dottore, il mio amato capo. Devo essere l'unico ad avere quella danna da piano. L'unico!